una baracca. Ma una baracca. Di mi piace su questo video per far continuare la serie Segna o non segna, edizione Champions League. Edizione UEFA Champions League, ciao. Ben ritrovati, ciao a tutti. Prima di continuare vi invitiamo a scaricare dal link in descrizione OneFootball, a nostro modo di vedere, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio, ed è gratuita per iOS e Android. Provatela, scaricatela, siamo sicuri che non ve ne pentirete. Detto questo, allora qua ci abbiamo i risultati del campionato Telegram del campionato YouTube. Non devi coprire. Mi piace coprì. No, mi dai fastidio quando copri. Mi piace coprì. Quella sta là da parte. Mi piace coprì, non rompe le scatole. Questa giornata l'ho preparata io, sta già là, bella che è pronta. In cosa consiste rapidamente segna o non segna? Diciamo 5 calciatori a settimana per uno. Sta settimana tocca a lui, la settimana scorsa l'ho detta io, quindi la settimana prossima toccherà a me. Bisogna semplicemente indovinare se quel determinato calciatore segnerà o non segnerà. Per ogni giocatore beccata è un punto, altrimenti niente. Nada se vanno le classifiche settimanali, sia dei punti totali sia degli scontri diretti, e poi a fine anno si elegge il campione e della UEFA Champions League e della Serie A e anche per Euro 2020, 2020. Ma quello poi lo vediamo con calma. E facciamo la stessa identica cosa anche su Telegram, quindi lasciamo in descrizione il link del canale Telegram, andateci a seguire perché poi probabilmente proprio domani uscirà l'edizione in cui vi andiamo a dare le domande. Edizione Telegrams. Ma vi ricordiamo che questa è una serie interattiva e che quindi potete sfidarci, di conseguenza non ci sfidiamo solamente tra di noi, ma potrete rispondere ai sondaggi. Votate cliccando sulla I in alto a destra per vedere quanti ne indovinate anche voi settimana dopo settimana. Poi comunque ci scrivete tutto nei commenti, ragazzi, in modo tale che abbiamo una panoramica di tutto, anche perché ricordiamo si può scegliere un bonus, uno solo, tra una doppietta o una tripletta per un giocatore che verrà chiamato. Se chiamate doppietta per un giocatore vale 2, se chiamate tripletta vale 3, ma fate attenzione perché se quel giocatore per cui avete chiamato doppietta o tripletta non segna, in quel caso avrete un malus di -2 in caso di tripletta e di -1 in caso di doppietta. Esatto. Molto rapidamente, edizione Telegram, Salah in Liverpool Genk, segna o non segna? Tu hai detto sì, io ho detto no. Che ha fatto? Non mi ricordo. Non ha segnato. Non ha segnato. Ho indovinato io, 1-0 okay. Per me. Ok. Haaland segna o non segna in Napoli-Salisburgo? Avevo detto di sì io. Anche io avevo detto di sì, che ha fatto? Ha segnato. Ha segnato, l'abbiamo indovinata, quindi 2-1 per me. Jadon Sancho segna o non segna in Borussia Dortmund-Inter? Tu hai detto no, io ho detto sì. Non ha segnato. Non ha segnato, di conseguenza? Due pari. Due pari. Sterling segna o non segna in Atalanta-Manchester City? Entrambi abbiamo detto sì, che ha fatto? Ha segnato. Ha segnato, di conseguenza? 3-3. 3-3. Stava di Joao Martinez, stava di no. Joao Mario. Locomotive Mosca, Juventus segna o non segna? Entrambi abbiamo detto no. 4-4. 4-4. 4-4. Caro bello. Mio, 4-4, eravamo 6-8 per me, quindi andiamo 10-12 per me. E rimaniamo ovviamente sul punteggio di 2-1 per me. Ci stai? Buono, buono, ci sta. È stata una partita un po' particolare sta settimana, insomma, una cosa un po' vecchia in realtà. Passiamo quindi al campionato YouTube. Va bene. E poi arriva subito la nuova sfida. Dai. Stava di Jadon Milik. Sì, proprio lui. Arkadiusz Milik in Napoli-Salisburgo segna o non segna? Lui ha detto sì, io ho detto no. E chi si ricorda? Che non ha segnato. Non ha segnato. 1-0 per me. 1-0. Lukaku, stava di Jordan Lukaku. No, Romelu Lukaku in Dortmund-Inter segna o non segna? Tu hai detto sì, io ho detto no. Che ha fatto? Non mi ricordo. Ha segnato. Ho indovinato io, non ha segnato. 2-0, ok. 2-0 per me. Bene. Papu Gomez, Atalanta-Manchester City segna o non segna? Entrambi abbiamo detto no. Non ha segnato. Non ha segnato. Di conseguenza? 3-1. Ecco. Cristiano Ronaldo, Locomotive Mosca, Juventus, segna o non segna? Tu hai detto no, io ho detto sì. Non ha segnato. Non ha segnato, quindi? 3-2. 3-2 sempre per me. Ok. Leo Messi. 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 Perché poi ci dicono di rimanere Messi, 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 Messi. In Barcellona, Slavia, Praga, segna o non segna? Tu hai detto sì, hai chiamato doppietta. Io ho detto sì, ho chiamato doppietta. Non ha segnato. Quindi -1 per tutti e due. -1 per tutti e due, e quindi? 2-1? Stavo 3-2. 2-1. 2-1 per me. De conseguenza, caro mio, l'edizione YouTube UEFA Champions League di segna o non segna aggiornata è la seguente. 9-8 per te. Sì. Perché eri 8-6.
Ok, sì. E 2-1 per te. Ma questa l'ho vinta io, quindi vado ad accorciare le distanze perché eri sul punteggio di 2-0. Va bene, va detto bene. Questo, tocca a te. Partiamo dalla prima per ordine di gruppo, visto che è gruppo C, Atalanta. Che gioca contro la Dinamo Zagabria. Che gioca contro la Dinamo Zagabria. Ti sto facendo vedere quali ho le probabili formazioni. Sì. Allora, ci presumo Gomez, Pasalic, Ilicic. Presumo ovviamente che tu abbia scelto appunto un attaccante. Sì. Gomez l'abbiamo detto l'ultima volta. L'abbiamo detto l'ultima volta. Non credo tu lo abbia rimesso. Pasalic ha segnato contro il Manchester City. Pasalic. No. Allora hai messo Ilicic. Josip Ilicic. Quindi mi stai chiedendo se segna o non segna l'Atalanta Dinamo Zagabria. Segna. L'Atalanta gioca in casa, dovrebbe partire favorita, anche se hanno solamente un punto in 4 partite, 3 sconfitte e un pareggio. Non segna. Per te no? No, ti serve la penna. Yeah, scrivi il mio. Vabbè. Tu? E per me... Per me sì. Ah, per te sì, per me no. Per me sì. Votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra e fateci sapere se secondo voi Josip Ilicic segnerà in Zapata. Mi sono sbagliato, avevo scritto sì, figurate. Io stavo in Duvan Zapata a dottore, no? Perché là c'è scritto Zapata a dottore, poi non si sa neanche se è indisponibile in realtà. In Atalanta di Dinamo Zagreb. La seconda quindi è Juventus Atletico Madrid. Gruppo D, assolutamente sì. Quindi ti posso dire una cosa? Ecco. Sono sicuro al 200%, qualora dovesse giocare riportato titolare, oh, ma è derby. Per lui è un derby. Cristiano Ronaldo contro l'Atletico Madrid. L'ho dovuto chiamare forza. Immaginavo, era scontato come la morte. Segna o non segna? Segna o non segna? In casa. Liburga. Secondo me, ti ricordi che ho detto l'ultima volta? Segna su calcio di punizione. Non mi ricordo se era stedizione de... Era questa. Che gli ha levato il gol Ramsey, forse? Gli ha levato il gol Ramsey. Ho detto segna su calcio di punizione. Ramsey sulla linea. È passato tanto tempo, non mi ricordo se era questa, ma sì, è successo. A sto giro ti dico che Cristiano Ronaldo segna. Segnatelo in rovesciata. E fanno l'applausolo quelli dell'Atletico Madrid. L'applauso. L'applauso. E l'anno dopo va all'Atletico Madrid. Sto scherzando, ovviamente. Però okay. Secondo me ha buttato dentro. Secondo te segna. Pure secondo te. Pure secondo me segna. Immagina, sì. Cioè, Ronaldo quando vede Atletico, ragazzi, si infervora. Pure secondo me segna. Allora, conduco io, visto che comunque ho tutta la panoramica. Esatto. E c'è Liverpool. Perché poi la prossima, sì, ho capito, ma te lo devo dire io chi ho messo. Non è che me lo vuoi dire tu. Quindi devo condurre io. Che cazzo vuoi? Hai messo un calciatore del Napoli o uno del Liverpool o entrambi? No, mi sono concentrato solamente sui calciatori italiani. Quindi il quinto calciatore che è stato scelto non riguarda una partita delle italiane. Quindi di conseguenza non ho capito un cazzo. È uno del Napoli, a romper cazzo. Mamma mia, sta a dormire. Non ho capito, il quinto è un italiano, hai detto. Ma che cazzo, ha capito? Ho detto il quinto è una partita che non ci sono italiane. Ah, ok, scusami. Allora, no, perché ho sentito italiani e guardando la formazione del Napoli, sì, italiano ci sta veramente ben poco. Intendevo squadre, forza, okay, stringi. Allora, Lozano Mertens. Quindi? E quindi te dico... Te lo dico io, te dico Mertens. Segna o non segna? Secondo te a Downfield Road? You'll never walk alone? Secondo me... Secondo te? Liverpool parte avvantaggiato. Tanto. Però Mertens, secondo me, la zeppatina gli ammolla. Sono quasi convinto. E te la confermo. Io me ne sono convinto. Immaginavo, ma io. Ma manco per niente. Secondo me, l'inzeppata potrebbe arrivare. Quindi, votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra e fateci sapere se Dries Mertens segnerà in Liverpool-Napoli. Prima mi sono scordato di dirlo. Votate, mi sa. In questo momento, fateci sapere tanto se compare. Ronaldo. Tanto compare. E andiamo avanti. Visto che è rimasta solamente l'Inter del gruppo F, Slavia Praga Inter. O Lautaro Martinez o Lukaku. O Lukaku. Purtroppo l'Inter in attacco, diciamo che c'è una scelta abbastanza limitata. All'ultima dei campionati hanno segnato tutti e due. Appunto.
tutti e due contro al fantacalcio mio, ovviamente. Perfetto. Lukaku. No, Lukaku l'abbiamo messo nell'ultima edizione. È vero. Quindi, e allora Lautaro Martinez segna o non segna contro lo Slavia Praga? No. No? La trasferta insidiosa. Più Lukaku secondo me la butta dentro. O vedi più Lukaku. Sai chi la potrebbe butta dentro a sto giro? Qui lo dico e qui lo nego. Borja Valero, che manco gioca titolare. Così. Secondo me la butta dentro Candreva. Se gioca la butta dentro Candreva. Mi sembra che ha segnato una delle ultime dei Champions. Vabbè, ci può stare però, dai. Che fai tu? Mi ricordo che ho detto io, tu hai detto di no. Ho detto di no, ok. Io invece ti dico di sì. Quasi quasi ci ripenso e ti dico di sì pure io. No, secondo me dai, segna Lukaku. Hai detto Lautaro Martinez, se no Lukaku l'abbiamo detto la scorsa settimana. No, perché Lautaro raga, ci sto cagapoccia, ok. Votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra e fateci sapere se secondo voi Lautaro Martinez segnerà in Slavia Praga Inter. E fa doppietta. Doppietta. Io non lo posso chiamare. E no, detto te lo. Gli altri non l'avrei comunque. Io me la rischio. Me ne dici gli altri giocatori? Mette la possibilità di mettere, di rimettere la doppietta? Non c'è stato a pensare. Chi dai, sono i calciatori? Aspetta, no, abbiamo detto Ilicic, Ronaldo e Mertens finora. No, nessuno dei tre. Sull'ultimo forse potresti optare. Aspetta però, fammi aggiornare la situazione di Lautaro Martinez. Io ho detto sì per due, tu dici di no. L'ultimo... Me la rischio sull'ultimo perché, regà, chiedo scusa, ma non mi stavo ricordando la regola dei per due e per tre. Non ci stavo pensando. Real Madrid e Paris Saint Germain penso sia d'obbligo inserirla, no? Riguarda sempre un'italiana, più o meno, Mauro Icardi. Ma stavo di Mbappé, stavo di non so per quale motivo, avevo pensato ai Icardi, ma stavo per di Mbappé. No. Convinto che Mbappé stava in Italia, vabbè. Mauro Icardi, come faccio a non chiamarlo? Sta segnando a profusione, non si ferma più. Ma contro Real Madrid deve giocare, al Bernabeu. Segna o non segna? È rischioso di doppietta. Perché non, se poi... Guarda che il rischio me lo sto prendendo io, che ho detto Lautaro Martinez doppietta. Sì, ma lo Slavia Praga. Sempre che va Lautaro bene. Martinez. Va bene, Icardi doppietta. Icardi doppietta. Doppietta contro il Real Madrid. Se insegna più o meno uno. Quindi tu dici che segna. Io pure dico che segna. Però ovviamente non posso chiamare ulteriori bonus, visto che li ho terminati. Votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra e fateci sapere se secondo voi... Ormai sono finiti, quindi... Se secondo voi Mauro Icardi, Maurito Icardi, segnerà contro il Real Madrid. In Real Madrid, Paris Saint Germain, a chi lo dice, ho messo doppietta Icardi, ma va bene così. Tanti mi piace su questo video per un nuovo contenuto di Segna o non segna edizione Champions League, ma anche per far continuare Segna o non segna... Edizione Serie A. Iscrivetevi al nostro canale. Seguiteci su Instagram, Telegram. Ce lascio tutto in descrizione. Hai finito? Mi sta proprio tutta la parte sinistra, ma che ne so. Scaricate OneFootball e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Sono curioso, non ho pensato al segno non segna campionato, come è andato, se sono andato meglio io, se sei andato meglio te. Devo andare a guardare perché la settimana è già vicino, manca poco. Lasciamo perdere sul discorso Serie A. Già ricomincia la settimana. Quindi mi sono andato bene? No, non mi ricordo di essere andato male io, non mi ricordo quello che hai fatto tu, ma io non sono andato bene. Va bene, ok.